Bentornati ragazzi e benvenuti ad un nuovo video del pacchetto di Fisica 1 di Obiettivo 30. In questo video andremo a vedere nel dettaglio un po' di moti piani e cominceremo proprio dai moti curvilinei. Che differenza hanno rispetto ai moti rettilinei? Beh, già nella definizione capiamo che seguono una traiettoria curvilinea. In questo modo noi andiamo a perdere i concetti relativi alla costanza della direzione oppure del modulo della velocità. Tutte le definizioni e tutti i procedimenti studiati nei precedenti video sono validi anche nei moti curvilinei e questo ci consente di poterli studiare in due modi differenti. Possiamo ad esempio scrivere tre leggi orarie differenti relative una ad ogni coordinata, in quanto ricordiamo che nei moti rettilinei lo studio era relativo solo ad una coordinata. In questo caso avremo tre coordinate differenti, che infatti il punto si muoverà nelle tre direzioni dello spazio. Quindi possiamo scrivere tre leggi orarie differenti, condizione abbastanza scomoda nel momento in cui ci sono delle simmetrie evidenti, come vedremo successivamente nel moto circolare. Oppure possiamo utilizzare la rappresentazione con la scissa curvilinea. Qui appunto abbiamo un dettaglio della scissa curvilinea, abbiamo una traiettoria che è certamente circolare e il nostro t, che è il nostro versore tangente. A questo punto il nostro dr, il nostro spostamento infinitesimo, altro non è che un tratto infinitesimo di traiettoria per il nostro versore tangente. Nel momento in cui andiamo a definire la velocità non abbiamo grossi problemi, perché la velocità altro non sarà che un ds in dt per il nostro versore tangente, quindi il modulo della velocità per il nostro versore t. Nel momento in cui andiamo a studiare l'accelerazione, che altro non è che la derivata della velocità rispetto al tempo, andiamo a derivare prima la velocità e la moltiplichiamo per il versore tangente, e poi aggiungiamo il modulo della velocità che moltiplica la derivata del versore. E qui dobbiamo fare delle considerazioni, dobbiamo soffermarci un attimo, perché dobbiamo vedere il nostro versore tangente dal punto di vista trigonometrico. Qui abbiamo la definizione proprio dal punto di vista trigonometrico, appunto, abbiamo un cos theta di t per il versore i più sen theta di t per il versore j. Nel momento in cui noi andiamo a derivare, otteniamo meno sen theta per la derivata di θ rispetto al tempo, un più cos θ per la derivata di θ rispetto al tempo. Mettendo da parte per un attimo il termine comune, che è di θ in dt, possiamo identificare con n, quindi come versore normale alla traiettoria, la derivata del versore t. Quindi che cosa succede? Che nel momento in cui andiamo a derivare il nostro versore, gli diamo sostanzialmente una rotazione di 90 gradi, che fa coincidere il nostro versore normale con il centro di un cerchio oscuratore o di una circonferenza oscuratrice, che vedremo meglio dopo. A questo punto, quando noi andiamo a studiare l'accelerazione, abbiamo una componente tangenziale e una componente normale, in quanto da qui noi riusciamo ad estrapolare il coefficiente normale. In sintesi, quello che ho detto poco fa è che avremo due componenti per quanto riguarda l'accelerazione, una tangenziale e una normale. A questo punto andiamo a vedere il cerchio oscuratore o la circonferenza oscuratrice. Il cerchio oscuratore sostanzialmente è una circonferenza che meglio approssima tutti i punti della traiettoria curvilinea. Ovviamente si dota di un raggio di curvatura che varia con la rettilineità della traiettoria. Ovviamente, in un modo rettilineo, noi avremo un raggio di curvatura infinito, perché la circonferenza sarà estremamente grande. Andiamo a vedere delle considerazioni dal punto di vista matematico. Abbiamo la definizione di velocità, la definizione del nostro spostamento con il nostro spostamento infinitesimo come raggio di curvatura per la variazione dell'angolo. Quindi di conseguenza la velocità sarà uguale al raggio di curvatura per il dθ in dt, che andando a metterlo in evidenza, quindi andando ad ottenere un dθ in dt uguale a un vt
su rho di t, che sarebbe il raggio di curvatura, otteniamo la nostra velocità angolare omega. Quindi omega sarà di teta in dt. Andiamo a vedere adesso i moti circolari, le particolarità dei moti circolari che li fanno una branca, li rendono una branca dei moti curviline. La traiettoria coincide con il cerchio oscuratore, quindi sostanzialmente si segue una traiettoria che è pari ad una circonferenza. Il raggio di curvatura a questo punto è costante e nel caso di moto circolare uniforme abbiamo che il modulo della velocità è costante. Quindi che cosa cambia rispetto al moto rettilineo uniforme? Beh, cambia il fatto che la velocità non è costante, ma il suo modulo lo è, quindi la direzione della velocità cambia istantaneamente. Una nozione utile, molto utile per i moti circolari è quella di periodo, cioè il tempo necessario a compiere un giro intero di circonferenza. E proprio con questa definizione io vi ringrazio per l'attenzione, vi rimando al prossimo video che sarà l'epilogo del capitolo teorico sulla cinematica e che affronterà nel dettaglio i moti relativi. Grazie ragazzi!